Buonasera. Siamo giunti alla fine di un percorso culturale veramente molto positivo, con Primavera, Estate, Fioriscono Libri, che ha fatto conoscere a un pubblico più vasto vari autori, famosi e non. Questa sera l'evento è davvero straordinario perché abbiamo nella nostra piccola grande biblioteca il faro della cultura, così come è stato definito dal maestro e grazie al libro del dottor Raffaele Chiacchio abbiamo riscoperto il grande operista del Seicento, Francesco Cirillo, nostro concittadino e, come lo definisce il maestro, il moderno George Gershwin. Un ringraziamento alla Biblioteca Domenico Cirillo che in questo primo semestre, come mi ha scritto, ci ha donato diversi eventi letterari, musicali, pittorici, al fine di diffondere l'amore per la cultura, per l'arte a tutti i bambini, ragazzi, giovani e meno giovani. Stasera siamo qua per presentare il libro del nostro concittadino Raffaele Chiacchio. Io veramente voglio fare un ringraziamento non formale, un ringraziamento sostanziale, perché io in effetti ho avuto la fortuna di essere consigliere comunale di Raffaele Chiacchio. Vi posso garantire che Raffaele Chiacchio mi ha sempre fatto essere fiero di essere di Grumo Nevato. Non c'è stato un posto dove non ha difeso Grumo Nevato. Raffaele Chiacchio è quello che è il sindaco che si è inventato il premio Domenico Cirillo, premio che poi è stato imitato da altri paesi. È stato il sindaco che si è bisticciato con il presidente della regione Fantini per permettere lo svincolo a Grumo Nevato, cosa quindi che noi godiamo adesso, ma vi posso garantire che prima bisognava andare nella città di Bracciamaggiore se volevamo venire. Non toccherà a me, diciamo, illustrare il personaggio Francesco Cirillo, questo compito ce l'ha l'autore della biografia, ossia l'amico, che si è seguito lo stesso giorno della nascita, infatti dice che era nato lo stesso giorno, risulta stranamente inserito tra gli atti che si riferiscono all'anno del 1641, e nello stesso atto di battesimo di Cirillo è precisato che tale registrazione viene inserita con licenza del vicario della Diocesi. Grazie a tutti ed ognuno di voi, ringrazio il sindaco, la direttrice che così amabilmente ci ha accolto, il dottor De Rico. Io mi soffermerò su poche cose, anche perché abbiamo la fortuna di avere stato il maestro di Sicurezza, non voglio perdere l'occasione per goderci quello che lui ci dirà. Alcune cose però non posso fare a meno di dire. La cosa scaturisce questa mia ricerca su Francesco Cirillo? Scaturisce da un libretto edito nel 1952 dall'amministrazione comunale, caro sindaco, dell'epoca, che aveva dato in carica a uno storico e musicologo dell'epoca, abbastanza conosciuto, Rodo Giulei, a vostra conoscenza, il quale aveva fatto uno studio su questo musicista che era sconosciuto ai più. Intanto devo dirvi che finalmente abbiamo posto dei punti precisi su chi era Francesco Cirillo. Innanzitutto va detto con assoluta certezza che è stato certamente il primo operista napoletano. Sua opera è troppo importante. Invece è proprio così, perché in quell'epoca, io poi dimostro in un altro libro che già ho preparato sul Tribunale di Campania, dimostrerò che Grumo Nevato è proprio il centro dell'incontro di tutte le culture, vuoi che essi siano giureconsulti, teologi, filosofi, medici, scrittori. Grumo Nevato era il punto di incontro di tutto questo mondo. Con Grumo Nevato, con il sindaco, le persone che partecipano a questa, diciamo, a questa assemblea, di trovare qui a Grumo Nevato un'espressione culturale di raduno, di ricerca sulla letteratura, sulla storia, eccetera, in un momento in cui la cultura italiana sta raggiungendo
i più profondi e vergognosi abissi. Io sera fa, così accendendo il maledetto ordigno della televisione, ho ascoltato l'esecuzione di una nona sinfonia di Beethoven al Teatro della Scala di Milano, alla presenza di Sua Santità Benedetto. Questa sera abbiamo l'onore di avere a Grumo Levano il maestro Roberto De Simone, al quale vogliamo subito chiedere di parlarci di questo libro di cui lui ha scritto un saggio introduttivo molto impegnativo, questo libro che ha per titolo Francesco Cirillo, il primo operista napoletano. Prego maestro. Il problema di illustrare la vita di un musicista napoletano, chiamiamolo napoletano perché è dell'ambito napoletano, in una cultura che si mostra già completamente barocca e non più tardo manieristica, è un'impresa che mi affascina molto, perché storicamente quel periodo si conosce molto poco, di quel periodo si conosce poco e di cui, ecco, l'evento più importante che emerge è la cosiddetta rivolta di Masaniello, con un forte movimento antispagnolo, al quale addirittura nel Cinquecento, fin dal Papa Paolo IV, un carafa, si era avuto una, diciamo, un'aperta guerra tra Stato Pontificio e Stato Spagnolo. Il Papa avrebbe voluto mandare via gli spagnoli da Napoli, questa è la verità, già nel Cinquecento. Per tutto il Seicento si trascina questa storia tra papato e regno spagnolo, Santa Inquisizione spagnola, Inquisizione romana che non era quella spagnola, Inquisizione spagnola che i viceré volevano introdurre a Napoli, ma che il popolo e la nobiltà hanno sempre combattuto, di modo che a Napoli non c'è stata mai l'Inquisizione spagnola. In questo clima di fermenti nascono musicisti nel primo Seicento di grande rilevanza europea, come Scipione Stella, come Fabrizio Dentice, come tutto il circolo che faceva parte dell'Accademia di Gesualdo da Venosa. Però questo è un movimento che rappresenta ancora il manierismo tardo cinquecentesco e che si opponeva per qualche verso, anzi, al neobarocco propugnato sia dalla scuola fiorentina sia anche dalle scuole successive sul melodramma di Claudio Monteverdi e di altri, mentre invece, ecco, questa scuola napoletana che faceva capo al fiamminghismo e alla scuola di Gesualdo da Venusa, ancora propugnavano una resistenza del contrappunto in una nuova chiave e in un certo senso non guardavano di buon occhio al melodramma. Cirillo si inserisce invece come musicista nel movimento melodrammatico che è partito da Firenze prima con l'Accademia dei Bardi eccetera, poi passa a Venezia, alla scuola veneziana, successivamente passa a Roma, indi giunge a Napoli. Quando giunge a Napoli il primo a inserirsi in questo nuovo movimento è proprio Francesco Cirillo, che può essere considerato il primo operista napoletano, perché
finora, insomma, l'unica opera, la prima opera rappresentata al Teatro di San Bartolomeo, cioè non è in una corte privata, ma proprio a un pubblico pagante, è Domenico Cirillo, il quale inventa il suo primo melodramma, magari sulle tracce di ciò che gli arrivava da Venezia e da Roma. Da Roma, dove egli per lo più aveva studiato con il suo maestro Mazzocchi, musicista di grande levatura italiana, il quale anche, diciamo, poteva considerarsi un nuovo innovatore perché modificò in parte la struttura del melodramma, la librettistica del melodramma, e a questo si ispirò poi lo stesso Cirillo con melodrammi che introducevano alle parti serie dei personaggi anche i personaggi buffi.